quando ci siamo trattati di darvi, Marcello Lucco, vice sindaco, Gianni Fogliato, avete le deleghe, così avete qualche facoltà di fretta della persona informale, Luciano Messa, Biagio Conterno, Giuseppe Conesto, Massimo Borrelli, Alberto Rizzo. Sì, io ringrazio l'ospitalità, che è un luogo, diciamo, veramente neutrale, diciamo, diverso da parte della nostra amministrazione, e quindi vi ringrazio per tutto il corpo, come Francesco, da seguire, ma proprio il giorno stesso di valutare, quando siamo ritrovati all'interno locale con l'intervista, c'è in generale un problema di collegamento stradale, c'è un problema che sta nella 230. Credo ci sia un altro aspetto che è assolutamente fondamentale. Questa è una delle aree, oggi in una relazione che l'assessorato turismo ha messo in evidenza, è una delle aree turistiche di maggior pregio a livello regionale, una delle aree che nonostante il momento di crisi vede comunque gli anni 2008 e inizio 2009 una grande possibilità di sviluppo. Io credo che ci sia assolutamente bisogno di un lavoro comune più e ancora maggiormente comune rispetto a quanto in questi anni è stato. E poi ci sono questioni che stanno collegamenti produttivi nei quali la raccolta dei rifiuti, noi abbiamo un consorzio che già ci vede collaborare da molti anni, credo che da questo punto di vista ci siano dei ragionamenti da fare rispetto proprio alle questioni connesse con questa problematica. Infine, non perché sia meno importante, forse perché può diventare collegato con il primo, assolutamente fondamentale, le reti di trasporto collettivo, di collegamento tra Alba e Torino, tra Alba e Torino, che passano per Bra e che possono far diventare questo territorio un territorio che possano far diventare un territorio facilmente raggiungibile con una mobilità non casuale, non con tutte le problematicità che ha in questo momento. Occorrerà che ci spenderemo molto in un lavoro comune che credo abbia già trovato un'interlocuzione con la Presidente della Regione che ha dimostrato molta sensibilità. Ci sarebbero molte altre questioni che sottendono questioni di tipo commerciale, di stato commerciale, piuttosto che di sicurezza, ma queste sono, se vogliamo, più delle questioni pur importanti nell'ordinaria, nel lavoro ordinario, anche se grazie alla rappresentanza, all'importante rappresentanza politica che questo territorio ha saputo esprimere in regione negli scorsi anni, si è riusciti ad essere primi in molte di queste situazioni, dal stato commerciale alle questioni della sicurezza, si è riusciti a ottenere assolutamente a mio parere prioritario rispetto a loro. C'è poi il tema ovviamente dei rifiuti, che tra l'altro dello smaltimento dei rifiuti, che è un tema che non riguarda soltanto il nostro territorio. Domani ci sarà un'importante riunione dell'Alto, che sarà ancora una riunione futura, diciamo, ma questa provincia dovrà assumere, saremo chiamati a assumere delle decisioni sulla gestione degli impianti, sull'integrazione rispetto alle altre zone della provincia, dei vari consorzi, perché questo è un problema che non può essere portato
finale del tempo, per la necessità, come diceva prima Bruno, di andare nella direzione dell'efficienza dello smaltimento, ma aggiungerei anche di un servizio e di un costo per i cittadini che sia continui ad essere, che sia accessibile. C'è poi tutto il tema del turismo, il quale un buon coordinamento, perché non lo sapete, ci sono delle eccellenze a Prato, ci sono delle eccellenze ad Alba, abbiamo anche delle risorse umane importanti, abbiamo un territorio del turismo, ma potrebbe essere un servizio molto importante che andrebbe poi a proseguire nella gestione tradizionale. L'altra questione è la valorizzazione delle fasce fluviali che noi conosciamo con un altro nome, che è quello del Parco Fluviale del Taranto, per il quale si era già parlato all'inizio della progettazione del nostro piano regolatore, cercando di coinvolgere i sindaci, i danelli, sostanzialmente, comuni di Prato, e che credo sia un altro piano di medio e lungo periodo, ma di grande interesse per tutti, perché sarebbe tanto costituirebbe un passaggio, direi anche culturale, un rapporto con il fiume che è sempre stato un rapporto, soprattutto negli ultimi anni, un rapporto conflittuale del fiume, fiume dell'alluvione del 94, per ritornare ad un rapporto che è quello di questi fatti, se non quando andavano a fare i bagni in Italia piuttosto che pescare. Seconda cosa sarebbe il piano di grande riqualificazione di aree in questo momento, spesso sono